mister Pino Alessandro, tecnico dell'Atletico Maida, per Inter Forza Città di Maida e per Domenica Gol. Sinceramente avevamo cominciato molto bene la partita, abbiamo subito avuto due palle gol molto nette, traversa di Claudio, dopo pochissimo la squadra è entrata molto bene in campo con l'approccio giusto, abbiamo preso questo gol un po' strano sul calcio di punizione, ci siamo messi male con la difensiva, questa palla è passata, insomma, hanno trovato il vantaggio, ma sinceramente avevo pochi dubbi, semplicemente perché, come dicevo, la squadra ha approcciato bene la partita, credo che un po' l'andazzo di tutta la partita stessa abbia legittimato questa vittoria, che per noi era importante per dare ulteriore continuità ai risultati che stiamo facendo. Chiaro che gli scontri diretti potranno in qualche modo così allungare un po' le distanze, però penso, come dicevo prima, che Vallata del Torbido, Pargheria, Capo Vaticano, Caulonia, Bivongi, Fronti, noi Maia, Maia. stessi, siamo là, ormai siamo alla prima di ritorno, per cui ci sono i termini per fare un primo bilancio e se queste squadre sono tutte là racchiusi in non tantissimi punti, evidentemente perché ci sono dei meriti, delle potenzialità che queste squadre hanno, l'una diversa dall'altra, per cui, come dicevo prima, sarà una lotta appassionante fino all'ultima partita. In linea di massima ha perfettamente ragione, sicuramente abbiamo fatto un gran primo tempo, abbiamo meritato di andare in vantaggio, solo che poi su una delle tante palle arrivate in aria abbiamo preso il gol del pareggio, però ci poteva stare perché è chiaro che c'era la pressione del Maida per raddrizzare il risultato. Mi dispiace per il passivo, è un po' troppo pesante a mio avviso perché forse non meritavamo un passivo di questo. Vorrei tra l'altro vedere anche il gol che ci è stato annullato al nostro giocatore di Alla Ale. fine, diciamo, il 3-2. Il gol del 3-2, diciamo, perché mi sembra che il giocatore arrivasse da dietro. Sul 3-2 magari il finale potrebbe anche essere diverso, però non sto lì a rammaricarmi sugli episodi perché sicuramente nel secondo tempo ci è mancata la stessa cattiveria e determinazione che abbiamo dimostrato nel primo, perché sapevamo che loro giocavano prevalentemente con palle lunghe, con palle alte, soprattutto su Elaudì che è bravo a fare reparto e a tenere palla lì davanti, e noi non abbiamo attaccato le palle con cattiveria come abbiamo fatto nel primo tempo. Siamo stati un po' in più di un'occasione sufficienti e abbiamo pagato a caro prezzo, perché poi è chiaro che quando ti vai a confrontare con una squadra attrezzata come il Maida, che è costruita per fare un campionato di vertice, appena concedi degli spazi ti puniscono. Quindi mi dispiace per i ragazzi, soprattutto per il passivo, ripeto, perché alla fine avremmo dovuto metterci un po' più di cattiveria nel secondo tempo, perché potevamo tranquillamente stare in partita fino alla fine.